Egitto, necropoli di Giza, periferia occidentale del Cairo, 25 secoli prima della nascita di Cristo, vennero costruite queste piramidi, tombe dei faraoni Micerino, Cheope e Chefren, e le più piccole delle regine. La Sfinge sdraiata raffigura una creatura mitologica con corpo di leone e testa d'uomo. Rampa di accesso ad un tempio. Piramide a gradoni per la sepoltura di Djoser, sovrano della terza dinastia. Interno della piramide di Snefru, uno dei meglio conservati di queste strutture. La piramide romboidale è di estrema importanza nell'evoluzione architettonica egizia, in quanto segna la transizione dei complessi funerari da quelli antichi con piramidi a gradoni ai successivi, caratterizzati da piramidi a struttura canonica. Sulla riva est del Nilo, nel sud dell'Egitto, sorge la città di Luxor, sull'antico sito di Tebe, la capitale dei faraoni nel loro periodo d'oro, dal XVI all'XI secolo avanti Cristo. Particolari del maestoso complesso templare di Karnak. Possenti strutture del grande tempio di Amon, divinità dell'antico Egitto, denominato signore di ciò che è permanente in tutte le cose. La costruzione del tempio cominciò durante il regno di Amenhotep III nel XIV secolo avanti Cristo. Aremab e Tutankhamon aggiunsero colonne e statue. Ma l'espansione maggiore si ebbe con Ramses II circa 100 anni dopo l'inizio dei lavori. Interventi di restauro furono intrapresi da Alessandro Magno e dall'imperatore Tiberio. Questa moschea fu edificata dagli arabi nel XIII secolo. Area geografica d'Egitto di rilevante importanza archeologica, situata nei pressi dell'antica Tebe, l'odierna Luxor, e a meno di 3 chilometri dalla riva occidentale del Nilo. Dal 1552 al 1069 avanti Cristo fu scelta quale sede delle sepolture dei sovrani del nuovo regno d'Egitto. Il tempio funerario di Hatshepsut è dedicato alla divinità solare Amon-Ra. La facciata presenta 3 livelli di terrazze per un'altezza totale di 35 metri. Ogni livello è formato da una doppia fila di colonne quadrate.
Un tempo qui c'erano giardini con piante esotiche, nelle vicinanze terreni ben coltivati, grazie all'acqua del Nilo. Sotto le rocce del Deir el-Bahari, questi villaggi. In equilibrio tra antico e moderno, gli abitanti del posto vivono soprattutto di agricoltura. Sito archeologico di un insediamento di una comunità di operai addetti all'allestimento delle tombe dei faraoni secondo millennio avanti Cristo. Medinet Abu, località nell'ambito di Tebe, che possiede un complesso di templi fra i più notevoli d'Egitto. Scarse tracce di un palazzo reale di Amenofis III. Ampio edificio in mattoni crudi, con pareti stuccate e variamente decorate, figure di uccelli, le decorazioni si estendono per tutti gli spazi a disposizione e mettono in risalto momenti della vita del faraone. Tempio funerario del faraone Ramses II. I 48 piloni sono decorati con scene di vittorie militari. Questi altri resti costituiscono l'idea di splendore del sito. Luogo di culto dedicato al dio Horus. Sulle pareti, figure e dogmi religiosi. Cortile interno, facciata. Luogo di culto costruito durante il dominio della dinastia tolemaica. Fu edificato da Tolomeo VI all'inizio del suo regno ed ampliato in seguito dai suoi successori. Meravigliose le colonne interamente decorate a bassorilievo. Nel corso dei secoli le inondazioni del Nilo hanno procurato qualche danno alla struttura. Essa domina l'ansa del grande fiume. Situato a circa 5 km da Assuan, il Tempio di File ha una struttura elaborata ed imponente. Dedicato a Iside,
è uno dei più belli e meglio conservati d'Egitto. Rappresentava il principale centro del culto isiaco. Si trova su una piccola isola accessibile solo in barca. Riva occidentale del lago Nasser, Egitto meridionale. Templi di Ramses II e Nefertari scavati nella roccia. Le scene commemorano la vittoria nella battaglia di Kadesh. Eravamo nel XIII secolo avanti Cristo. Facciata del Tempio di Nefertari. Queste enormi statue osservano da Tebe una civiltà che non tramonterà mai.